Bentrovati amici telespettatori e amiche telespettatrici, tifose e tifosi biancorossi, e benvenuti alla puntata numero 14 di Insieme a Canestro, oggi giovedì 18 febbraio 2001. Nel trailer di presentazione della puntata della scorsa settimana, ante Coppa Italia. Avevo definito come Parterre de rois la schiera di ospiti che avevamo in studio, composta da Justin Robinson, Massimo Tonucci, Camilla Cataldo e, e da Los Angeles Darren Day. Ma oggi direi di eh, inchinarci ad un vero e proprio Parterre des Empereurs, un Parterre di Imperatori. Signori e signori, nel ringraziarvi per aver accolto il nostro invito. Con immenso piacere passo a presentarli in rigoroso ordine alfabetico per cognome. Così non facciamo che uno è imperatore di una cosa, l'altro imperatore di un'altra cosa. Luciano Amadori, presidente del Consorzio Pesaro Basket. Grazie Luciano di essere qui con noi per la seconda volta. Grazie a voi dell'invito. Quindi il primo imperatore. Secondo imperatore, Franco Bertini, gloria del basket italiano e giornalista. Grazie Franco, Grazie anche per te. Anch'io sono la seconda volta. Esatto. Prova. Ario Costa, il magnifico non rettore, ma magnifico presidente della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Grazie, buongiorno a tutti. E il vero magnifico Walter, l'ultimo imperatore in ordine alfabetico, Brand Ambassador della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Grazie, ciao a tutti. Ricordiamo, come sempre, che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, in streaming e Facebook in tutto il pianeta. E eh, abbiamo, come sempre, attivato il nostro numero di WhatsApp che mandiamo in sovraimpressione 346-367-3780 per permettere ai tifosi e agli appassionati di interagire eh, con i nostri ospiti in studio. Prima di cominciare e dare la parola a tantissimi argomenti che come potete immaginare abbiamo nel nostro calderone serale, volevo ringraziare tutti coloro che appunto anche via Facebook hanno interagito nelle scorse puntate e mi piace mandare in sovraimpressione qualche eh, tributo che abbiamo ricevuto, ad esempio Claudia che ci scrive Cuore Adrenalina, bellissima puntata, grazie mille. Oppure Claudio, che è la nostra memoria storica, Claudio Iacchini, a proposito della scorsa settimana, Bravi, non è da tutti ricordare che il termine mina vagante associato alla VL fu, fu usato nella stagione 84-85, quando la mina scoppiò sotto la sedia di Bianchini nel leggendario quarto di finale contro Roma. Qui abbiamo due dei protagonisti che se la ricordano bene. Maurizio, puntata da non perdere, ma la cravatta bellissima, era riferita la mia cra cravatta nerazzurra della scorsa settimana. E Stefano che dice: Certo che risentire l'inno mi fa ricordare tante emozioni indimenticabili. A proposito di quella puntata in cui avevamo eh, trasmesso l'inno di eh, Nobili, eh, Scavolini Campione. E ringrazio nuovamente a nome della redazione di Rossini TV, eh, gli artefici. Primari di questa splendida cavalcata e anche per avere portato in studio la, la Coppa che spetta alla seconda arrivata, alla finalista. Appunto, della uh, Coppa Italia. Ci sono arrivati anche qui in studio tantissimi eh, tributi sull'entusiasmo nuovo per la VL, eh, incoronazioni di repesa. Adesso non le sto a leggere, ma ringraziamo tutti i nostri telespettatori che hanno voluto omaggiare e tributare eh, la, eh, gli artefici appunto di questa bellissima eh, cavalcata. Prima di passare all'attualità, avevo una domanda per Franco. Non ve l'aspettavate. Eh? Franco, come stanno andando le vendite del tuo libro? Ma penso bene, siamo stati, eh, ho visto in alcune librerie in cima eh, alle classifiche, eh, ma per adesso quello che mi interessa è che quel libro, l'Età dell'oro, è stato un po' una specie di precursore o di prof, piccolo profeta di questo, di questo avvenimento che ha in qualche modo riportato alla luce l'età dell'oro, almeno perlomeno. L'inizio di un filone perché come, quando si cerca loro bisogna andare sempre con calma. Trovino a Pipito abbiamo ritrovato, no? Come diceva giustamente Representano, non basta una, una vittoria per essere da Scavolini. Quindi eh, il libro va bene, è, stato, è, è calato in un'atmosfera buona. Speriamo che vadano, continui ad andare bene in binario, sia il libro che cose più importanti. Esatto. La squadra. Ario gli hai lanciato un bel assist alle vendite <ride> nella top ten dei libri più venduti. Beh, diciamo che è stato bravo a calcolare <ride> l'uscita. <ride> esatto. <ride> Probabilmente nessuno di noi ci aspettavamo. Sicuramente il libro sarebbe andato bene comunque perché è un ricordo veramente storico della, della vita, della, di, di questo sport in una città che sappiamo tutti quanto significa. Ecco, proprio questo. Eh, io partirei, Luciano, da un azzardo un accostamento veramente al limite. Dopo tanti anni di sofferenza e paura, Pesaro è tornata a ricoprire quel suo ruolo di Basket City, di cui Franco, Walter e Ario sono stati portabandiera per decenni, lo possiamo dire. Ah, considera che io sono arrivato a Pesaro, un ragazzino, venivo da Milano. E ho iniziato a giocare a pallone, quindi io sono un calciofilo e giocavo nella, nei ragazzi della Vispesero, squadra che chiaramente mi è rimasta nel cuore, società. ma l'amore e la passione è iniziata andando a vedere qualche partita di basket con il grande Franco esatto. e lui è quello che mi ha fatto innamorare di questo sport, il ragno lì con i suoi occhiali neri, me lo ricordo <ride> perfettamente. E lì la, la figura che proprio mi faceva mi ha fatto innamorare. Da lì, da lì non ho mai smesso di seguire, fino ad arrivare a vincere gli scudetti con questi due fenomeni. Adesso mi trovo qui, mi sembra <ride> di volare. Quindi Basket City, Basket City la possiamo ma, ribattezzare nuovamente. Me lo auguro, me lo auguro soprattutto per dargli continuità, esatto. E Walter, a Pesaro sai benissimo, tu sei di importazione, il basket è una religione e, e la VL è la divinità principale di questo pantheon che ora si sta arricchendo di nuovi dei. Di tutti diciamo che Jasmine Repesa è quello che entra nel novero dei prossimi beatificati da Monsignor Coccia. <ride> C'è addirittura parte della tifoseria che lo vorrebbe come sindaco. <ride> Io ho fatto vedere fatto Sto esagerando, che... un po' blasfemo, Tanto ah, fa... <ride> Per perdere l'idea. Questo è da Blob, eh, foto. Franco. <ride> ho fatto vedere quella foto di Giasco Sindaco, sì, il nostro sindaco Matteo Ricci che era con noi a Milano. L'ho preso lo spunto da quella, da quella infatti. Beh, eh, direi che... Eh, questo grande risultato, questo cammino che stiamo percorrendo adesso, sempre crescendo, sempre di più, eh, sempre più positivo con queste finalette che hanno entusiasmato di nuovo tutto il popolo biancorosso, io credo che sia merito eh, totale di, di, del nostro coach, che ha plasmato una squadra in una maniera favolosa perché questi ragazzi hanno dato una dimostrazione del, di essere squadra di giocare con grande intensità e grande dedizione l'uno per l'altro. E, e naturalmente questo dal punto di vista psicologico, ma dal punto di vista tecnico, proprio la bellezza di come, si, di come si mostra in campo la squadra. Naturalmente questo è tutto merito del lavoro meticoloso, certosino e preciso del nostro coach. Eh, Ario Walter dà tutti i tributi, giustamente a Repesa, però. Qualcosina in estate, i due presidenti mi sembra che abbiano favorito questo approccio di Jasmine, no? Beh, sicuramente il fatto che sia arrivato a Pesaro è stata, io dico, una, una grande fortuna e forse, per essere sincero al 100%, anche una, una, una buona coincidenza. Probabilmente lo abbiamo toccato nelle corde giuste e lui ha accettato abbastanza in fretta questo, questo nuovo tipo di incarico perché lo stimolava, perché ritiene che Pesaro sia tra le grandi società italiane e non solo, non dimentichiamoci perché sto, eh, Pesaro ha anche una storia europea Brava. che è sicuramente è culminata con una vittoria di una coppa, ma poi negli anni, non dimentichiamoci il famoso McDonald's Open esatto, che potevamo sì. passare alla storia, quindi... Pesaro nel mondo del basket è una, è una società, è una città riconosciuta da tutti e lo stesso Yasmin appunto ha accettato con grande orgoglio questa sfida che la sta vincendo, la sta vincendo giorno dopo giorno. Ecco, i tifosi si sono divertiti a distribuire le foto di Yasmin con Photoshop in Piazza del Popolo al posto della palla di pomodoro. Ne abbiamo viste di tutti i colori. Franco, hai seguito la piccola querelle tra Bagatta e i nostri tifosi? No, assolutamente. Bagatta non, non è che mi interessi molto, per la verità. Allora, non lo non diciamo so. giusto perché qualche pesarese si è giustamente risentito, ha un po' sottostimato quando abbiamo organizzato i 77 pullman. Voi l'avete esatto. saputa, no? I 77 pullman per la salvezza e ha sottostimato questo numero dicendo vabbè, eh, i pullman si riempiono con 22 persone, quando invece si riempiono con 50 persone. Quindi ha diminuito di 50, eh, del 50% quasi il nostro entusiasmo e quanto pesaro possa volere bene e adori questa squadra. Bagatta è una pulce che viaggia su un elefante, quindi è meglio che stia zitta. No, Ario ha vinto la squadra più forte e più lunga che ha dominato queste final 8: 28 punti a Cremona. Anche Walter, volevo coinvolgere in questa domanda. 31 a Venezia, 28 appunto alla VL. È stata una macchina, oserei dire, perfetta. Quindi, complimenti all'Armani, al Re Giorgio Armani. E, ma secondo te, eh, Walter, quest'Armani può vincere l'Eurolega? Eh, nello sport. È e lo abbiamo dimostrato noi, eh, tutto è possibile. Eh, e quindi ci sta pure che possono arrivare in un momento di forma fantastica e superare delle corazzate che al momento la logica direbbe che non riescono ancora ad abbattere. Quindi io credo che si arriveranno ai playoff in, in una buona posizione. Se saranno al momento top della loro forma potranno dire qualcosa sicuramente. Però su due piedi così, se mi fai la domanda, oggi ti dico di no. Walter che ne pensi? Ma sì, sono d'accordo in parte con quello che dice Ario, cioè nel senso che bisogna arrivare sicuramente nelle fasi decisive, in buona condizione, senza infortunati, con, con una condizione anche psicologica. Eh, direi che rispetto agli altri anni. Milano ha dato comunque dimostrazione di saper vincere anche fuori casa, quindi di una durezza mentale maggiore rispetto agli anni scorsi. Non è la favorita, naturalmente, ma secondo me arrivare alle Final Four questo è possibilissimo. E poi sono partite secche che sono aperte a tutti i risultati. Ma per il basket italiano che possa essere presente alle Final Four è già un successo. Ecco, intanto prego la regia di mandare in onda gli highlights delle tre fatiche d'Ercole che eh, ci hanno visto protagonisti nello scorso weekend. Franco, la squadra è arrivata un po' stanca, chiaramente all'ultima <ride> partita Justin Rob i due Robinson ah, sì. erano molto affaticati, lo stesso Delfino. E Veramente co come avrebbero potuto Ma guarda, eh, contrastare dire... l'armata Armani. Io direi che se c'è una cosa che non bisogna fare in questo caso è una disamina tecnica di quello che è successo, perché quello che è successo è qualcosa che non è tecnico. Eh, eh, cosa, cosa stai a discutere? Se sei riposato, non sei riposato. Non, non, non è questo il concetto. Il concetto è che eh, c'è stata come una apparizione di qualcosa che si credeva morto. Quando spiedava prima di Repesa, io è vero che lui ha fatto, ma poteva anche non fare, cioè anche altri bravi allenatori non bravi come lui sicuramente, hanno cercato di fare, ma evidentemente è scattata una chimica, qualcosa che si è risvegliato. Io lo paragono più a Fava, che ha saputo cogliere 60 anni fa, 70 anni fa un humus che c'era e diciamo che Repesa è stato capace di ridare consistenza a, a questa, a questa cosa, a questa, a questa eh, atmosfera che c'era in giro. Direi di più che, che l'idea di questa è, è del che dice: Sono qui con tre pai di mutande per restare fino in fondo. Cioè, è chiaro che se fai due partite, io ho scritto che se tu per Due serie di fila, che sei una, un, un, un giovane esci fuori fiorito, metti su i primi muscoli, incontri due mazzoni tipo Sassari e quelle altre sì. e ti sfinisci. Il giorno dopo, vuoi andare su e buttare giù Tyson? Non gliela farai mai. Quindi, che cosa vuol dire? Siamo stanchi? Chiaro che siamo stanchi, in più, hai giocato anche il supplementare. Quindi, non è questo. Io non farei una disamina tecnica. Dire che Milano è una cosa, sappiamo tutti, che il sesto uomo vale in base al nostro. Voglio dire, è inutile stare a parlare. e secondo me questa cosa. È un'epifania particolare che dobbiamo stare attenti che non sia un sogno, ecco, dobbiamo stare attenti che stare coi piedi per terra e vederla crescere e continuare a crescere. Io sono contento soprattutto per questi due, lui è arrivato adesso, ma loro questi qui hanno preso per, per, per anni le, le schiaffoni in faccia, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire che questa è la dimostrazione che andiamo bene. Poi, se permetti, ti posso dare un, uno spot per la Carpegna prosciutto senza niente, io direi guarda lì c'hai insieme a canestro focus sulla Carpegna prosciutto cotto perché il focus e quindi <ride> questo te lo regalo <ride> lo diremo alla regia sì, lo, diremo. Perché <ride> lo riferiremo alla regia l'altra immagine importante sì. non è qui te che poi ti chiuso non parlo più è tutta la famiglia veretta schierata cioè questo secondo me è il senso di tutta questa storia È il senso di tutta questa, vedere questa famiglia finalmente tutta lì presa dalla pallacanestro, secondo me, questo è un fatto di esamina tecnica, se vuol dire, se per due serie ti fa il mazzo è chiaro che la terza sera certo. Cedi. Certo, E Ario mi ha lanciato l'assist, la prossima domanda era: ma la presenza della famiglia Berretta al forum cosa ha rappresentato per voi? Ma per eh, voi guarda, dirigenza? Ha rappresentato un momento sicuramente importante perché significa che eh, i vertici, ma non solo. Eh, si sono presentati con grande entusiasmo per, per tifare, ma soprattutto per supportare, non solo a, a modo di tifo, ma proprio la, la, starci vicino. E ne approfitto per dire che eh, lunedì è arrivata una lettera in ufficio in, indirizzata a me, Luciano. Eh, veramente oserei dire quasi commovente della loro, eh, della loro come dire, soddisfazione che hanno avuto a essere presenti con noi alle, alle finali e le soddisfazioni e l'orgoglio che le abbiamo fatto sentire. Quindi eh, è un grande passo avanti, dobbiamo sicuramente trovare il modo per eh, stringere sempre più a noi e dare una continuità con loro a questa società che a quel punto potrebbe sorridere molto di più. Luciano, raccontaci le tue sensazioni, visto che sei alla prima partecipazione in veste di presidente del Consorzio ad una manifestazione così prestigiosa vista dal tuo interno. Sì, volentieri. Ma se posso, racconto un piccolo aneddoto sì. di questa presenza cioè, della famiglia Beretta, perché è forse è simpatico raccontare il nostro, <ride> la nostra paura. Noi la squadra va sul mercoledì, il giovedì arriviamo io e Ario perché eravamo convocati dalla famiglia Beretta, dallo staff, dal CDA della famiglia Beretta perché voleva parlare con noi del futuro. e par e voleva conoscere anche i, i Jasmine. Cosa eravate terrorizzati prima no. di entrare? Quindi Passiamo a prendere Jasmine e facciamo tutti i nostri discorsi. Da Pesaro a Milano io e lui stiamo calmi, vogliamo basso. Le ipotesi. Sai, sì, qui, là, va. Non esageriamo, non, non illudiamoli. Non. Passiamo a caricare Jasmine insomma, mi raccomando coach, eh, sì, eh, bene, entriamo, eh, tutti lì belli schierati, cominciano a farci 7-8 milioni di domande, Perfetto, chiaramente, perché gente che appoggi soldi vuol sapere bene dove vanno a finire. Ci conoscevano già, però hanno voluto sì. approfondire. E rispondiamo, spero bene a tutte le domande, tutto quanto. E a un certo punto il grande capo, il dottor Vittore, dice eh, ario gli spiega tutto perfettamente, come sa fare meglio di chiunque altro e lo invita a venire a vedere la partita la sera successiva e il Vittore dice "Ma non ho mai visto una partita di basket in vista mia". Eh, va bene, verrei, sempre una prima verrei volta. volentieri <ride> certo. Poi si, rivolte, si rivolge al coach e gli dice "Ma io vengo, ma è una partita che si può vincere". <ride> il coach lo guarda e gli dice "Siamo qui per questo". <ride> Dov'è il problema? <ride> ah, beh, no, beh, vedi cosa vuol dire avere uno sbaglio? E, <ride> e quindi, l'asticella subito l'abbiamo portata. <ride> sì, 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 <ride> pensa se lo deludevi. Arriva, arriva la partita. Aveva un impegno, tra l'altro, importante. Lo disdice per venire. Arriva la partita, va, come lo facciamo sedere vicino a Ario, che gli spiega perfettamente tutte le dinamiche del gioco va come va e per fortuna finita la partita questa persona così chiaramente tutta ad un pezzo si avvicina mi abbraccia e mi bacia <ride> addirittura <Allora>. quindi <ride> meglio detto, di così per dire che sì, sì, insomma sì, sì. Il, lo sport innanzitutto è un collante incredibile che, che può avere un significato di... ben al di là della parte eh, tecnica è della, esatto. in, questo, in questo caso. la è dice Tutter poi su questa eh, famiglia eh, è, è che capito. insomma siamo fiduciosi. Senti, a proposito di passione Walter, prima, durante e al termine del final hit i dati dei vostri social hanno registrato un'accelerazione clamorosa, un'impennata importantissima. Sì, sì assolutamente, c'è stato un boom clamoroso perché... Per dirla in, in parole povere, abbiamo decuplicato tutti i numeri che avevamo fino a quel momento. Quindi, di, di like piuttosto che di commenti, piuttosto che di condivisioni eh, di, di gente che ha visitato il nostro sito. E è Una cosa che eh, tengo a sottolineare è questa: eh, abbiamo avuto decine di richieste di acquisti sul nostro shop. Eh. Online di Canote piuttosto che di Ferri, ecco, sì. da, da persone di tu, da tutta Italia, da Torino, da Cuneo, da Mantova, da Leco da Treviso, da Bologna anche, eh, sì. eh, Milano, Catania, Avellino. Quindi, e credo, io, io ho già avuto modo di dire: non credo che siano solo pesaresi che sono in no, giro per è... l'Italia, sono appassionati di basket che si sono innamorati della nostra squadra dei nostri ragazzi proprio perché come dicevo prima ha dato una dimostrazione sì. dell'essere squadra in una maniera bellissima, quindi è stata veramente un'esplosione di seguito eh, che, che chiaramente noi speriamo che, che sia, che, che vada avanti esatto. sempre progredendo. Ma è vero che oltre alle repliche delle maglie da gioco metterete anche quelle originali dei giocatori? Sì, sì, eh, nei prossimi giorni di attenzione, abbiamo, pensato, tifosi... sì, abbiamo pensato di, diciamo sì, di mettere... La serie delle maglie, da col, una serie da collezione. Diciamo. Sì, fatemi autografare. Sono autografate, autografate eh? sì e, eh. ehm, con un bel packaging, con la maglia proprio che hanno utilizzato, bello, che hanno indossato bello, i giocatori bello. nelle prime partite di campionato. Quindi sono proprio quelle originali. Perfetto. Eh, Luciano, dopo le finali di Milano siete stati sommersi da complimenti appunto da tutta Italia. Tutti graditi, ma eh, per il ruolo che ricopri, quelli giunti dai consorziati e dagli sponsor che vedono ripagata la loro volontà di mantenere la società all'interno dell'Olimpo della pallacanestro italiana. Sì, beh, come puoi immaginare hanno telefonato, scritto praticamente tutti e anche di più, ma a tutti quanti il ringraziamento è stato mio, chiaramente, nei loro confronti, perché sono loro che ci, ci, ci hanno permesso di essere qui oggi a portare questa coppa, eh, perché è grazie a loro che in questi anni così difficili eh, ci hanno permesso di rimanere a galla. Fammi, se posso permettermi, non ho finito, volevo aggiungere qualcosa prima che ho divagato un attimo la tua domanda. Sì. Vivere la mia esperienza per la prima volta in questa società, in un evento di questa portata. Credetemi, difficilissimo perché vista dal, dal, dal dietro è molto molto complicato, eh? molto moltissimo perché vivere tutto in una bolla, tamponati tutti i giorni, organizzazione perfetta, e tensione che sale ogni volta di più, perché chiaramente ti avvicini alla finale. Bel punto noi abbiamo sempre giocato la sera con tutti i problemi di arrivare lunghi la sera. Partite che vengono studiate, preparate, spezzettate, c'è un lavoro che va avanti tutta la notte. Un'organizzazione, devo dire, io ho scritto un messaggio ieri... Alla Lega. No, alla Lega l'abbiamo scritto sì. come società, me, ma l'ho scritto a tutti i miei consorziati, abbiamo una chat per, di, per raccontare queste cose. E, e dirgli che devono essere molto molto orgogliosi di questa società, che ha ricevuto i complimenti da tutti gli altri persone presenti e non solo altri presidenti, addetti ai lavori, tutti quanti. Concludo dicendo che il merito, secondo me, di tutto questo, lo scritto, va a questa persona che è riuscito a plasmare un gruppo di persone incredibili. Una squadra incredibile, dai medici all'autista del pullman al magazzino, a chiunque presente, una squadra incredibile di una professionalità super. Bellissime parole, Franco, quindi speriamo veramente dopo che. Lo assegno, il... assegno, glielo dai sì, dopo. Poi <ride> poi, poi diciamo, eh. Non era previsto, devo gestire <ride> questa cosa. Il supporto dei consorziati eh. duri a lungo, Franco. Adesso tu non volevi arrivare nell'aspetto tecnico, ma io ti faccio due domandine sì, sì. facili facili. Certo che Messina, tre finali di Coppa Italia e ce l'ha sempre buscato, sì. quando era sulla panchina sì. del Virtus, poi Benetton oh. e l'altro domenica scorsa. E adesso come facciamo tre settimane senza VL? Ma guarda, per me non è un problema, io non, non, non avrò nessun problema. Per i sì, però, io che sono penso, già in astinenza. Eh vabbè, intanto possono godersi tranquillamente e fare decantare questa soddisfazione, no nel senso che... Ripeto, l'unico pericolo che c'è, io sono un kafkiano per natura, a me quello che mi, fanno, mi fa spavento non sono le, le tragedie che si. è Improvvisamente succede qualcosa che cambia tutto e ti cambia la vita. Eh, eh, Gregor Samsa che la mattina si sveglia invece di essere un impiegato è un bagarone, <ride> e qui bisogna stare attenti, allora, questa cosa fate cantare e rendersi conto, e ti ripeto, che questa è. Una maturazione, una ritornare fuori, una piattaforma sulla quale devi salire coi piedi per terra e andare avanti. Cioè non è una adesso siamo, siamo diventati delle bestie, siamo imbattibili. Non è vero niente, siamo diventati, siamo tornati ad essere una società. Che questo c'è sempre stata, anche se le sfortune vengono. Siamo diventati una squadra, c'è una chimica di squadra, come diceva altri, C'è questo senso che si è visto in questa partita contro, contro Sassari, non è, abbiamo avuto anche buoni giocatori gli anni scorsi, ma era la squadra che vedevi a un certo momento che non aveva qualcosa, questa chimica che scatta e improvvisamente e fiorisce qualche cosa. Quindi, prendiamo atto di questo, con calma, e vabbè, vuol dire che per... per per queste due settimane tre quante sono si alleneranno guardando magari qualche, queste partitele così delle NBA così qualcosina così <ride> magari, sì. lo so che non è la stessa cosa ripassano ripassa. Magari, no, ripassa. Non è la stessa cosa <ride> ma perché quella cosa non è te che è emotiva e se tu guardi una partita sì la cosa bella tecnica ti piace ma se sei emotivamente preso io per esempio non accendo mai la televisione anche contro Milano, che avevo già capito, come alla fine non ci voleva molto per la verità, ho, ho aperto nel terzo quarto. Nel terzo quarto l'abbiamo letto, qua, e poi letto. Zapplavo da tutte le parti, non me ne frega, però mi è piaciuto perché hanno ritirato fuori peso, l'hanno fatto vedere i filmati. Sì. C'è cioè, stato questo bello omaggio di Michelini. Che quando abbiamo parlato della Coppa del 92, bellissimo, vinti da questi due signori meravigliosi a Forlì. Abbiamo parlato di Bucci, lui ha detto: Grande, grande Alberto. Alberto cioè, sì, questo, sì, sono sì. queste le cose che contano. Okay. Su queste cose poi metterci sopra un edificio tecnico, se no casca tutto. Quindi che abbiano pazienza, che si godano e rivedano, eh, scrivano, facciano quello che vogliono con i social e poi <coughs> belli, ripuliti, candidi e pronti al meglio ritorneranno fra un mese. No, non casca nulla, magari fosse tutto così nella vita. Walter, te l'aspettavi Drell, miglior giocatore offensivo del torneo? Forse Tyler Kane, miglior rimbalzista? Sì. Sì, di Tyler, sì. sì per il sì. campionato, quindi si è solo confermato eh, al top. Beh, per Henry non me l'aspettavo, anche se nelle ultime settimane stava veramente giocando bene. Quindi, sono contento. Io credo che siamo contenti tutti per lui, perché comunque dopo la stagione scorsa, dopo questi primi mesi. Eh, che sono stati difficili anche perché il coach è stato, come si usa dire, gli è stato addosso in maniera molto forte, eh, però è, è pur vero che le cure danno i risultati dopo un po', quindi si, sicuramente è stata, le sue prestazioni sono state la conseguenza di un cambio anche di mentalità da parte sua e quindi sta tirando fuori il talento che lui ha, perché ha sicuramente talento tecnico e fisico, eh, ce l'ha. Sono contento per un ragazzo perché è un ragazzo di vent'anni che ha subito tanto in questi, in questi mesi e che adesso ha, ha trovato una bella soddisfazione personale. Ario, torniamo al campionato, appunto. Uh, non sarà facile adesso con sei incontri in trasferta eh. e quattro in casa, di cui tre Virtus: Brindisi e Milano. Per tentare di arrivare nelle prime otto servirebbe un ruolino di marcia che abbiamo ottenuto fino adesso, quindi un 50% di eh, vittorie da qui al termine. Ormai ci crediamo, dai, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Ma eh, tu prima dicevi cosa facciamo da qui al 7, cioè prima della prima partita che andremo a rigiocare. Sicuramente c'è da, da spegnere tutto quello che è così bello abbiamo acceso fino a, fino a ieri o fino a oggi. Eh, rendersi conto che ok eh, abbiamo oggi una classifica che ci permetterebbe di arrivare a questi amati playoff ma però abbiamo altre tante partite davanti che possono essere una grande delle grandi trappole perché sono avversari tosti perché sono avversari difficili e soprattutto perché adesso quando giocheranno contro carpegna prosciutto sapranno che non è la squadretta così tanto, tanto andiamo là e vinciamo facilmente Quindi, eh, avremo qualche avversario in più però è chiaro che bisogna mantenere la calma piantarci i piedi per terra stare molto, molto attenti però anche consapevoli che la squadra può fare qualsiasi tipo di risultato può giocarsela contro tutti quindi il campionato è ancora lungo però anche la, anche la VL ha ancora tanto da dare Esatto. Walter, nel sondaggio Gazzetta Lega nel quintetto troviamo quattro giocatori dell'Armani su 5, questo era abbastanza scontato, però come seconde scelte oltre a Drell e Tyler anche Justin Robinson e Marco Filippoviti. L'hai visto ieri mattina sulla Gazzetta Lega? Sì, no? sì. Justin è stato protagonista di una partita eh, clamorosa insieme a Henry, a Henry che dicevamo prima sì. nei primi minuti. ma Justin per tutta la partita è stato protagonista eccezionale della, della splendida partita vinta contro Sassari, eh, bissata poi il giorno dopo con Brindisi, naturalmente poi in finale abbiamo parlato prima un po' di stanchezza, un po' di, di, di situazione di superiorità di Milano, non è riuscito a esprimersi ai massimi livelli, però Justin è veramente il motore di questa squadra e soprattutto per l'atteggiamento. Eh, ci sono state un paio di, un paio di situazioni eh, in finale, anche sotto di tanti punti, in cui lui non, non voleva mollare, spingeva, parlava alla squadra e incoraggiava la squadra. Questo è un segno di, di, di grande maturità e soprattutto di essere guida eh, di una squadra. Marco, eh, nonostante non abbia avuto delle percentuali eh, simili a quelle che ha avuto fino adesso in campionato, è un lottatore, un, eh, eh, gioca sempre in maniera molto dinamica, forte, non si arrende mai, quindi sicuramente sono ragazzi che Marco sta sorprendendo perché diciamo, diciamo pure chiaramente non lo conoscevamo in maniera precisa, eh, quindi è una bellissima scoperta di quest'anno. Ario, quando hai preso Marco Filippovi ti hai dato carta bianca a Repesa, quindi che lo conosceva tramite il padre, no? Beh, quando gliel'abbiamo abbiamo proposto sì, ha detto no, questo lo conosco e, o, e conosco anche molto bene il padre, quindi so che andiamo sul sicuro dal punto di vista non tanto tecnico ma come persona, perché una de, un lavoro importante che noi facciamo sempre è studiare i giocatori, non solo dal punto di vista tecnico, ma da, da, dalla loro complessità, quindi le, la persona. Eh, per cui eravamo, eravamo abbastanza certi che potesse fare bene, ma anche lui ha ancora margini di miglioramento, quindi eh, io sono convinto che lui possa fare, possa fare bene, come ha detto Walter, magari ci può essere la serata che non è in percentuale alta, però la prima partita contro Sassari ha portato a casa 13 rimbalzi. Esatto. Che, insomma, non, sono, non è poca roba. Certo, tu poi te ne intendi di questo, quindi lo puoi confermare. A me mh, mi piacerebbe ricordare, e adesso lo leggerò anche, poi volevo coinvolgere Luciano. Il saluto di Gerald Robinson perché mi ha commosso. Ciao tifosi di Pesaro, grazie mille per tutto il calore che ci avete dato e per l'affetto che mi avete dimostrato attraverso i tantissimi messaggi. Purtroppo non abbiamo potuto vederci di persona in arena, ma comunque ho respirato la grandissima passione che c'è a Pesaro. In bocca al lupo per il futuro. A me lì. ha commosso questo. Eh, messaggio. Dillo a noi, che sì. chiaramente lo conosciamo, prima, intanto un gran professionista. E che lo abbiamo visto quando è venuto qua. Pesaro. Sì. È una gran persona. E questo mi fa piacere, molto piacere per la società, ma soprattutto per i tifosi, per i tifosi, perché nonostante non possano venire, nonostante non c'è la presenza, però sui social, su, su dovunque, in giro per la città, i nostri tifosi trasmettono questo al, ai nostri giocatori. Poi se vuoi ti faccio sentire anche una cosina che fra le mille cose che sono arrivate veramente. Prego, prego, prego. avvicina al. Se vuoi te al... la faccio <ride> sentire subito. Che avviciniamo eh, al microfono sì, così anche i nostri telespettatori possono sì, questa, ascoltarla. Questa ragazza che non ho il piacere di conoscere, che credo si chiami... Adesso vediamo, vediamo un po'. Ma ah, comunque non potete capire, io ho perso la voce, non ne posso più, ho svegliato tutto il condominio, vi voglio bene. Ecco, questa questa ragazza che non ho il piacere di conoscere, che si chiama Chiara Giovannelli, Arriva. fra le mille cose che ci ha mandato, ci sono arrivate. Ecco, questa secondo me racchiude un po' tutto il tifo che non può essere presente, ma da casa perde la voce, tiene sveglio tutto il condominio per tifare. Ecco, questa ragazza mi piacerebbe premiarla con un. Sì, ecco sei, quindi è un di... appello che sì, fai sì, speriamo sì. che magari speriamo assista alla nostra trasmissione questa... premia lei contattare. per premiare col nostro cuore tutti sì. i nostri ma, tifosi se, se posso intervenire aggiungerei una cosa molto importante che eh, potremmo tenercela noi come società all'interno nostro ma lo dico visto che abbiamo parlato di Gerard Robinson allora Gerard Robinson ha girato l'Europa, ha giocato in squadre importanti non ultimo è stato due anni a Monte Carlo non è proprio nel paese e insomma ieri mi ha confidato prima di partire che come si è trovato a Pesaro non si è trovato tu in pensi, nessun altro posto uh, d'Europa e, e, e aggiungo noi ormai in questi anni se moltiplichiamo 8 per 5 viene fuori un numero di giocatori stranieri importante non ce, quelli bravi quelli meno bravi non ce n'è stato uno che si li ha mentato del trattamento riservato a Pesaro quindi credo che questa sia una medaglia della società che non va dimenticata lo seguirai anche a Digione? Ma eh, ormai possiamo seguire tutti in tutto il mondo No perché eh, qui la, i tifosi dicono speriamo magari che ritorni a fine stagione ci siamo che lasciati Che contratto ha a Digione, Ario? Ma a fine stagione Fine stagione, ecco sì. Ma lui, lui purtroppo doveva fare una scelta Lui è andato a Roma, a Roma purtroppo è andata come tutti sappiamo Esatto E ahimè non ha portato a casa granché Quindi doveva monetizzare questa stagione Perché altrimenti insomma, per la sua famiglia non era facile Franco l'hai visto Gerald Robinson? Un'esplosività. L'ho visto, un sì, visto, visto Partita sì. contro Brindisi sì, ci ha preso sì. per mano nell'Overtime. Sì, ma è vero, è vero, è vero. Ti piace come giocatore? Sì, sì, mi piace. E, e di Zanotti che invece è stato ripescato da Mussolini? Guarda, io Zanotti non, non, non lo conosco molto. L'ho visto sì. velocemente eh, in una partita in cui ha preso una gran ciga dall'allenatore, <ride> che fanno sempre bene. Sempre bene. Mi, mi ricordo fra questa. Le cighe che dava Bianchini al primo Myers, che ogni tanto la teoria lo, lo maltrattava da bestia, che ogni tanto si incazzava. E, mi pare un bel ragazzo, mi pare che fra sia stato anche premiato in qualche modo, credo che l'abbiano convocato in nazionale. In nazionale, eh, esatto, quindi, sì. È un bel riconoscimento. Eh, e poi pensavo anche eh, a queste radici comunque di pesaro, che sono così estese, che abbiamo le radici fin dentro, fin dentro Milano, noi non. Eh, non, non ne parliamo ma abbiamo cinciarini che sono lassù, cioè siamo, siamo estesi come le radici di un baobab eh, quindi no, eh, questa, questa cosa di, di, di Milano è stata una Voglio dire, proprio per rendere l'idea, paradossalmente la parte tecnica non ce ne frega niente. È quello che è stato dietro la parte tecnica, per la città, per la società, per i giocatori. È stata un, una, una primavera come nell'anno 1000, quando si credeva che tutto fosse finito, e invece è tornato fuori. Umbertini così euforico, comunque. L'altra volta non era così. No, no, allora perché... o sono le vendite accelerate dalla, <ride> dalla no, infatti, final. La, la prossima volta parli col mio segretario, Eccolo. perché non, è, non, posso, <ride> non ho più tempo da perdere in questa. Cosine. in questi talk show. No, ma è questo, hai capito? Cioè, io quando pensavo all'età dell'oro, è questo che penso, a questa, a questa città su cui, nella quale, sulla quale la pallacanestro entra come un vestito, hai capito? Cioè, Adesso dovrei a fare un battuta, appendice. Questa battuta, di, questa battuta di, eh, di delfino delle mutande mi fa venire in mente quando fa, andavamo a giocare a Pavia. E diceva, ma questo è cazzo, lui ricevi di in dialetto, lo dico in italiano, gli metti un tubolare, siamo una squadra di ciclisti, possiamo perdere Cioè queste cose che non hanno tecnica, ma sono dietro la tecnica e la sorreggono. È questo che fa una squadra, una società, una città. Il resto sono cose che vanno e vengono, effimere. Cioè, Milano cioè. hai quell'altro. Il, il dottor Armani che si tiri via 50 milioni dalle tasche non se ne accorge nemmeno, come tirano <ride> tira fuori prima o poi qualcosa vincerà, dai e dai, cazzo, voglio vedere. Però non è quello il senso della cosa, no? certo. è il senso che diceva lui. Cioè che un giocatore americano che ha girato il mondo dice viene qui, guarda, io vado via, qui sono stato meglio che da tutte le parti. E, e poi è solo due mesi. Ci interrompiamo un attimo per il piccolo spazio pubblicità. Ecco, rientriamo in trasmissione dopo il lancio pubblicitario, Ario orgoglio azzurro con Zanotti ma anche orgoglio Maggiaro e orgoglio Estone perché sì, tre convocati per la bolla di perma, poi a Zanotti come vada vada l'Italian non deve fare risultato. No, eh, sicuramente abbiamo tre nazionali quindi significa che qualità all'interno della squadra c'è eh, Zanotti... ma io non vi nascondo che per me non è stata una sorpresa perché come stava giocando, come sta giocando queste, questo campionato essendo un italiano nell'età giusta della, della massima maturazione ha fatto vedere cose veramente da nazionale quindi molto contento per lui perché anche lui ha creduto in noi tre anni fa e noi abbiamo creduto in lui, in lui, e questi sono i risultati. Walter, ma Kane, perché non tira mai da tre? No, C'è qualcun altro che deve tirare da tre. Zanotti, appunto. Zanotti è Zonotti, bravissimo, molto preciso. No, ma Tyler è un, è un uh, manuale di tecnica e di, di conoscenza. Sì, e io dico o almeno del un gioco. tiro in tutte queste partite fatte. Uno. Ma perché lui è talmente serio come, come, come giocatore, talmente. Diligente, serio, che non è che magari avanti di 20 o sotto di 30. Fa il tiro così sì. tanto per fare, no, 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 cioè non fa parte. Lui è molto, è molto eh, serio, focalizzato è molto su serio, quello che sì, deve sì, fare. Sì. Lo fa in una maniera eccezionale. Anche perché dopo magari il re sanno gli spogliatoi, che sa che gli dice. Sul più, sul più 30 potrebbe non dir niente, <ride> ma insomma. Diciamo che quando finisce la prima della partita <ride> e anche dopo la partita è meglio stare lontani. In quanto a Ciglia è da tutti, eh, <ride> è, eh, caro Franco. Eh. Non c'è nessuno che, che si veda questo. Ario, i tifosi vogliono sapere come sta Massenat. Aggiornaci sulle condizioni di il, Franz quando ah, lo rivedremo in campo. Ah, ha ricominciato il recupero totale, e ormai il braccio lo sta muovendo, sta facendo esercizi con la palla. E con altri sistemi, quindi significa che sta andando molto bene. Avrà un controllo il 25. Se quel controllo risulterà positivo, cioè positivo intendo dire tutto procede nel modo dei migliori, nel modo dei modi, penso che potrà cominciare a pensare di aggregarsi alla squadra piano piano. Gli ottimisti dicono che. Potrebbe essere già il 7 di ecco, eh, marzo, essere in squadra. Poi sì. magari giocare è un'altra cosa, però potrebbe essere in squadra, quelli un po' meno ottimisti la settimana dopo, per cui direi che sta andando bene, però insomma, ancora è lunga. Sì. Luciano te l'aspettavi, un Massenat così anche lui attaccato ai colori certo. biancorossi, è certo, oggigiorno mi meraviglio solo di chi non lo è, eccolo. Questa è la verità. Ormai l'esperienza, devo dire la verità, come ha detto Ario, è questa: non ce n'è uno che non rimane col cuore qua e questa è la cosa che ci fa più piacere. Franco, secondo te di questa roster che abbiamo adesso, vedi... Nella tua sfera di cristallo da chiaroveggente, perché eserciti anche quello, <ride> eserciti <ride> anche quel mestiere. Qualcuno di sti ragazzi che possa diventare come uno di, di queste due leggende Difficile che abbiamo qui. Di... Adesso, ragazzi, non scherziamo, adesso io me l'augurerei che diventassero tutti, ma eh, non lo so, ancora, è un po' presto, direi che è un po' presto. Uh, loro sono arrivati, questo è arrivato. Aveva 19-20 anni, eh, quest'altro è arrivato proprio tardi. Hanno, hanno patito cioè, la tecnica, la, la capacità le avevano grandi. Ma per trovare poi anche la squadra che in qualche modo fosse quello che poi è diventata, ci sono molti degli anni. Quindi, la squadra che va bene aiuta molto, è una, un aiuto in osmosi, un aiuto reciproco. Io vedo dei buoni giocatori, eh, hanno dei buoni maestri, hanno dei buoni esempi davanti. Ma insomma, non è facile, insomma. Eh, qui, questi due signori qui sono come si può dire sai, un giano bifronte, cioè sono, sì, erano sì. complementari completamente e non dimentichiamoci adesso che al di là, al di là dei campionati vinti, dei tre, ha ragione lui la Scavolini dagli anni diciamo, 86-87 agli anni 93-94 ha giocato forse il miglior basket che si vedeva in Europa, assolutamente e quindi eh, io mi ricordo andare dalla. Dall'aeroporto di, di Atene in città, era Scavolini, Scavolini anche, cucine ma tutto. Ma la Grecia non per niente è la, la culla della civiltà. In Grecia, la pallacanestro è lo sport principale. E, e la Scavolini, io, l'ultimo viaggio che ho fatto, sono andato per un torneo giovanile, sembrava che arrivassero i Boston Celtics. arrivava a Scavolini, quindi diciamo che l'ambiente è ottimo. E poi diventare come questi due, insomma, io glielo auguro, ma avrà una bella strada da correre. Comunque hai ragione Franco, a me capita sta cosa quando vado in Israele che dico, mi Israele. chiedono, where are you from? Pesaro. Ah, Scavolini. C è, c è, scavolini. Immediatamente, c è, c è, c è. ma sia da nord a sud del paese, quindi tutti hanno un ricordo eh, ragione, eccezionale. C'era una cosa eccezionali, europea, eccezionali, sì. era un livello europeo, ma eh, giocavamo bene, giocavamo da pallacanestro canestro meravigliosa. Mario, ma è vero che chi arriva secondo in finale di Coppa Italia andrà a fare qualche Coppa europea? No. no, è una diceria. No, noi ci siamo garantiti il sì. posto in Supercoppa italiana la, okay. no, la prossima estate. Sì. Eh, però a livello europeo, per andare in Europa, bisogna arrivare tra le prime otto in campionato, o meglio, fine regular season. Quindi, chi va ai playoff, le prime otto vanno ai playoff e hanno accesso a una delle tre coppe. Sì. Quello sì, ma chi in finalista di Coppa Italia dà solo l'accesso. Alla Supercoppa, ecco, che sono le due finaliste, voce, le sì. due finaliste del, di Coppa Italia e le due finaliste del, del campionato. Quindi, le quattro squadre che fanno le, le, le due finali faranno la Supercoppa. Ario, sempre tu, visto che frequenti la stanza dei bottoni su in Lega, e, ma non si potrebbe pensare di organizzare queste Final Eight in un lasso di tempo un po' più eh, lungo, anche per permettere ai giocatori di rifiatare, perché veramente poi si è visto come siamo arrivati all'ultima partita. Ma Qualche guarda, proposta, ab no? abbiamo, so. abbiamo un campionato molto compresso, perché con gli impegni delle squadre europee che giocano eh, le coppe, con gli impegni delle nazionali, Quello. le finestre nazionali, Quello. eccetera, andare a, a spalmare ancora di più una settimana per fare le finalate diventerebbe Diventa complicato. Difficile. In tutta Europa fanno così perché non dimentichiamoci che noi abbiamo fatto le finali di Coppa Italia ma anche tutti gli altri paesi europei nello stesso periodo, nella stessa settimana hanno fatto lo stesso, eh, cioè significa che siamo tutti messi allo stesso modo. Purtroppo questo è. Eh, non, non, credo che poi Sarà se, se si vuole allungare il periodo estivo e eh, quindi invece di finire a metà giugno, ma poi anche lì non si può perché ci sono le Olimpiadi, ci sono i campionati del mondo, gli europei, esatto, che sì. saranno. Eh, quindi è abbastanza difficile. Luciano, eh, si riuscirà a riportare le finalità a Pesaro? Questa è la prima domanda. E poi, da quando hai assunto la carica di presidente, hai cullato il sogno di una casa VL. Ci siamo. Ah, sì, eh, le finalità a Pesaro ci proveremo chiaramente, eh, in tutti i modi, anche perché è stata l'edizione che ha avuto più successo in assoluto della storia, quindi vedremo. Cosa succederà in futuro? La Casa VL è una cosa concreta, c'è un bando che, è stato, che deve uscire adesso dal comune, è una cosa che abbiamo sempre detto che era il nostro sogno dal primo giorno che ho preso la presidenza assieme a Dario e a questo punto ci siamo. La nostra proposta è lì sul tavolo, è concreta, e vediamo se ci saranno altri partecipanti. A questo bando poi vedremo un po' via Togliatti speriamo di dargli un nome come Casa Vuel. Casa Vuel, esatto, tutta la eh, città se lo aspetta. Io volevo concludere mh, con una celebrazione che mi è giunta in favore di tutti e tre dalla Sardegna, abbiamo una dalla? telespettatrice dalla Sardegna ah, non lo faccio eh, perché sono sardo anch'io di ma lei, origine ma tu sei di eh? Bolzano no? io sono, sì esattamente eh, quindi... il cognome è quello il cognome è quello Anto Torres che voi conoscete benissimo mi ha mandato un messaggio in privato e io ve lo leggo perché eh, veramente merita, merita e adoro la tua trasmissione, scegli sempre i migliori. Conosco i primi tre, Amadori, Costa e Magnifico. Sono meravigliosi. Ce li ho nel cuore. Ario non solo perché è stato il presidente della VL, è il presidente della VL ed è stato un grande giocatore, ma soprattutto perché è stato un donatore di sangue e il presidente dell'Avis Pesaro. Walter Magnifico non solo perché è stato un grande giocatore, ma soprattutto perché regalava un sorriso ai bambini di ematologia. Amadori, non solo perché è il presidente del consorzio Pesaro Basket, ma soprattutto per il suo impegno per gli altri. Tre persone che guardiamo nel loro lato sportivo, ma dovremmo guardare soprattutto al loro lato umano. Quindi questo mm. mi piaceva leggerlo. E eh, mi ha chiesto anche di, eh, di leggere il messaggio che gli scrisse il professor Lucarelli a proposito di Walter, ah, quando no. venne ritirata la maglietta. Walter Magnifico si chinò verso il bambino di otto anni che io gli avevo indicato durante una sua visita al reparto di ematologia di Pesaro. Te lo ricordi questo episodio? Il bambino lo guardò e gli disse: Io sono pugliese. Anche io sono pugliese, gli disse Magnifico. Sì, ma io sono guarito, gli disse il bambino. Gli occhi di Walter si riempirono di lacrime. Lo prese e lo tirò lassù in alto. E tu sei veramente un grande campione, gli mormorasti a fatica. Walter magnifico per me, è un grande sportivo, un grande uomo, un grande amico. Beh, adesso mi fai commuovere, esatto. volta, perché non è stato un momento molto... Okay. ecco questo lo volevo proprio leggere pubblicamente per rendere noto a tutti eh, quanto sia importante veramente aver regalato un sorriso in quel momento difficile eh, a quel bambino e, e le persone è meglio della De Filippi qui voglio dire <ride> avete la lacrimuccia <ride> ma eh, è vero, è vero. le persone veramente come Walter e come Costa hanno vinto tutto e di più dal punto di vista sportivo ma quanto avete regalato ai bambini di ematologia, è la vittoria più grande. Perfetto, perfetto, ringraziamo bravissimo, 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 la telespettatrice, molto bravo, bravo, bravo. bello bravo, bravo. che ci bravissimo, ha tributato bravo. di questo. Ecco, siamo, siamo arrivati anche oggi al termine della trasmissione. Adesso l'appello a eh, sottoscrivere la VL card lo lascio al presidente o al brand ambassador. A chi lo vogliamo lasciare? L'appello l'abbiamo già fatto cento volte, siamo qui e ringraziamo chiunque possa fare questa sottoscrivere questa carta. I, i tifosi lo fanno già, sono lì presenti col cuore, grazie. Chiedo se è possibile eh, uno sforzo maggiore al, ad, alle società, alle società inteso alle aziende un po' quello che ho fatto io con la mia mi piacerebbe essere copiata da loro Walter entro quando, quando bisogna sottoscriverla c'è una scadenza no, no, o è illimitata? No non c'è nessuna scadenza, scadenza. Perfetto, Perfetto. No, facendo questa perché abbiamo parlato di tutto ma qui ragazzi con la pandemia stiamo perdendo 80-90 mila euro di incassi alla... Quanti? 80-90 mila euro eh, a partita A partita? sono, sono i, i spiccioli <ride> Eh, quindi ragazzi, quindi, sottolineate le call, le d'oro ci vogliono, l'American no, Call, da okay. la, la 500 <ride> euro, cioè, sarebbe stata di più l'incasso o no? Sì. Ma a partita, no, noi perdiamo, adesso a me non piace fare però sono soldi importanti, ah, sono là, soldi veri, eh, ragazzi, eh, parliamo là, di mezzo è è milione. Era roba da 7.000 persone a partita sì. questa, eh, sì, non è una scherza. Purtroppo, scherzo, purtroppo eh, sì. sì. Quella coppa lì che è bellissima eh, eh. Sarebbe dovuta essere piena di soldi perché, ah, hai capito, okay. perché, perché il, il funziona in questo modo. Ario, corregge se sbaglio: che il, una volta pagate le spese, sì, le certo, squadre esatto, che partecipano esatto, alla bravo, finale si esatto, dividono gli eh, incassi. Certo. Quindi è vuota, è, ma anche eh. un piccolo buco perché noi paghiamo un premio ai nostri giocatori eh, 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 per essere certo, arrivati in quella ragazzi. competizione. Card, card, card. Esatto, Vabbè. esatto. E non ci resta che salutarvi, carissime telespettatrici e telespettatori, darvi appuntamento a giovedì prossimo, il 25 febbraio, sempre alla stessa ora. Ma attenzione alle repliche perché, insieme a Canestro, lo potete rivedere il venerdì alle 11.40 alle 15.20, il sabato alle 16.15 alle 22. E la domenica alle 10 e alle 15. Ovviamente seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube sul nostro profilo eh, Instagram. A voi saluti, Ario, comincia tu. Grazie, grazie. A presto, speriamo con un'altra finale. Con un'altra finale. Un saluto caloroso a tutti i tifosi in modo particolare. Oltre quelli di Pesaro, di tutta Italia, ma fammi fare un saluto particolare a quelli dell'entroterra, Borgo Pace, Lamoli, Bravo. che ci sostengono in tutta la società con tanto affetto. Va eh, i tifosi pugliesi? I miei tifosi pugliesi ci sono, <ride> Ci, ci sono. sono. non sono solo a Brindisi, a Brindisi, la parte sud della Puglia, sopra, tutto il Foggiano è roba a nostra. Foggia, a Foggia. <ride> no, un saluto a tutti, Franco. Eh, Last but not least, no, la Scavolini non fu fatta in un sol giorno. Eh, siamo tornati vivi. Eh, cerchiamo di mantenerci in vita, eh, muovendoci con, eh, con serietà, con tecnica e con grande passione. Eh, e sempre i piedi per terra. Mai, mai, mai volare alto. Ecco con questo bellissimo augurio del decano della pallacanestro italiana, <ride> permettimi anche questo <ride> epiteto. <ride> Positivo ovviamente, vi aspetto giovedì prossimo.